Grazie Presidente. Mi accingo ovviamente in modo anomalo a illustrare la mozione con cui il centrosinistra ha richiesto alla Giunta di impegnarsi per ridurre gli emolumenti previsti per gli amministratori della città di Iglesias. In modo anomalo perché? Perché ovviamente dovrò assumere un contegno che è più simile a quello di una replica di un'interrogazione che non all'illustrazione di una mozione in senso tecnico. È vero, è del 20 luglio la mozione presentata dal centro-sinistra ed è del 21 luglio la delibera della Giunta che di fatto ha recepito le istanze consacrate nella mozione da noi presentata e che di fatto ha rideterminato gli emolumenti e le remunerazioni degli amministratori della città secondo i criteri che noi stimavamo opportuni ed apprezzabili sostanzialmente. Per cui il problema può dirsi risolto, tuttavia io non ritengo opportuno rinunciare alla facoltà di parola che è correlata alla mozione che abbiamo presentato, malgrado l'ora tarda. Vi ruberò qualche minuto per proporre qualche considerazione su questo tema, perché stiamo parlando delle spese della politica, stiamo parlando dei costi della politica e stiamo parlando della remunerazione del personale politico, un tema che è considerato caldissimo in questo momento, e che io credo sia bene che costituisca oggetto di un confronto in questa sede e in questo Consiglio, perché pur nella consapevolezza del modesto ruolo che personalmente ricopro, ho la presunzione di attribuire a questo Consiglio il valore di un primo elemento della Repubblica Democratica. E quindi è bene che sui temi che coinvolgono complessivamente la Repubblica Democratica si abbia possibilità e occasione di discutere in questa sede. Io ho innanzitutto una necessità che è premessa alla mozione che abbiamo presentato. Questa mozione non muove da un assunto populistico, non è questa la ragione che ha motivato la richiesta di rideterminazione degli emolumenti degli amministratori, né tantomeno è la nostra intenzione andare a cavalcare questa polemica anticasta che si registra indubbiamente nel Paese. Non era assolutamente questo l'obiettivo perseguito quando abbiamo deciso di depositare questa mozione per chiedere un intervento conseguente della Giunta. Guardate, io sono portatore di una consapevolezza che mi rendo conto essere molto impopolare in questo momento, ma io condivido il pensiero di chi sostiene che la politica sia un ramo delle professioni intellettuali e sono d'accordo con chi sostiene che debba essere anche remunerata congruamente e decorosamente, esattamente come tutte le altre professioni intellettuali. Ne sono assolutamente convinto. Per questo non si muove da una posizione populistica. C'è da dire che in questa ondata di malcontento che si registra nel Paese ci sono due aspetti che io trovo opportuno sottolineare e richiamare alla nostra attenzione, perché da un lato la richiesta di contenere i costi della politica e di ridurre le remunerazioni del personale politico fa indubbiamente riferimento a quella che è la necessità di tagliare uno spreco che è tangibile, che è consistente e che è assolutamente sacrosanto come richiesta e come istanza che proviene dai cittadini. Ma ho come la sensazione che insieme a questo vi sia un ulteriore profilo che noi faremmo bene a non trascurare. Perché percepisco nei cittadini e negli elettori una irritazione che è specificamente indirizzata a questa classe politica, a questo personale politico, in questo preciso momento storico. Perché li si stima inadeguati e non meritevoli degli emolumenti che si riservano con i provvedimenti normativi che si attribuiscono sostanzialmente. Perché è vero che nelle fasi di crisi i sacrifici debbono essere sostenuti da tutti e innanzitutto dal personale politico, questo principio lo condivido senza ombra di dubbio. Però è vero che noi abbiamo attraversato altre fasi di crisi, parlo per esempio degli anni 70 in questo paese, e non mi risulta che nessuno abbia levato contestazioni in ordine alla congruità o meno delle remunerazioni riconosciute a Enrico Berlinguer o a Aldo Moro. Questo vuol dire qualcosa, mi sembra che voglia dire qualcosa. Dico che qualsiasi intervento volto a ridimensionare, a ridurre, a tagliare una spesa anche in maniera drastica non sarà mai avvertito come sufficiente da parte dei cittadini fino a che non si sarà spostato il tema a quello che è il profilo obiettivo ed essenziale di questa questione, che è, sembrerebbe del tutto irrelato, la legge elettorale attualmente vigente per la composizione del Parlamento, che ha costipato gli alti luoghi della politica democratica di questo Paese di mezzi
figure di cui dovremmo riuscire a liberarci quanto prima, perché non è ulteriormente tollerabile. Questo è il vero problema. Ed è un'iniziativa che dovrà essere assunta consapevolmente su un fronte, riduzione delle spese, e sull'altro, meritevolezza di quel profilo di remunerazione, perché se è vero che è una professione intellettuale, soltanto i professionisti e gli intellettuali di livello meritano quel tipo di remunerazione. Venendo al nostro, cioè al nostro contenuto e individuato problema di remunerazione, la mozione proposta dal centro-sinistra ha come obiettivo, aveva come obiettivo, censurare ed emendare quella che io ritengo essere stata una furbata. Perché a mio modo di vedere è una furbata indubbiamente individuare il parametro di determinazione delle remunerazioni del sindaco, del vice sindaco, degli assessori, del presidente del consiglio in una cittadina di 30.000 abitanti sul paradigma definito normativamente per la popolazione compresa fra i 50 e i 100.000 abitanti. È una furbata ancor più se si pretende di fare questo tipo di risultati, ottenere questo tipo di risultato, giocando sul ruolo di capoluogo di provincia di Iglesias sostanzialmente, perché c'è da fare un'osservazione. Saremmo capoluogo solo per quanto attiene alla remunerazione del personale amministrativo e politico sostanzialmente, mentre abbiamo la sensazione dal punto di vista dei servizi, in primis la sanità, di essere una provincia cronica. Questo era il paradosso che derivava da quella delibera, e quella delibera era inaccettabile proprio per questo. Era una astuzia e una furbata, perché di fatto riferiva il meccanismo di determinazione delle remunerazioni del sindaco, del vice sindaco e degli assessori al parametro dei 50-100.000, mentre manteneva il gettone di presenza per i consiglieri al parametro della città sotto i 30.000 abitanti. Questo è un dato che in diritto penale ha un senso molto chiaro, si chiama dolo e vincibile in re ipsa, nel senso che si coglie dentro il documento qual era l'intenzione del soggetto agente. Chiunque può osservare che chi ha approvato quella delibera aveva perfetta consapevolezza del fatto che anche per il personale amministrativo, la giunta, diciamo sinteticamente, era possibile, anche prima di quella pronuncia della Corte dei Conti, mantenere quello che era il livello di remunerazione precedente. Questo è il dato obiettivo. Ed era una furbata poco astuta, se mi si permette il paradosso, perché poi non ha tenuto conto della finanziaria del 2006, non ha tenuto conto di un ulteriore provvedimento normativo che ha decurtato di un 10 e poi di un altro 10% l'ammontare complessivo, tanto è vero che si è resa necessaria un'altra deliberazione e la restituzione di somme già corrisposte. So bene che l'obiezione che sta circolando fra di voi è questo: sarà pure una furbata, ma è una furbata non certo ascrivibile a questa maggioranza e tantomeno a questa giunta. Certo, è condivisibile, è logico. Noi abbiamo presentato, questo lo dico molto chiaramente perché non voglio far polemiche sterili su argomenti inconsistenti, noi abbiamo presentato una mozione che aveva come obiettivo quella di determinare il superamento, la cassazione, diciamo così, di una deliberazione del commissario. Ed è chiaro che era questo l'obiettivo. Ed è stato colto, diciamo, molto tempestivamente da parte di questa giunta. Però su questo aspetto dovremmo pure arrivare a aprire un confronto e a chiarirci. Perché non possiamo continuare ad esprimere una valutazione sull'operato e sull'attività del commissario come se si trattasse di un soggetto estraneo, terzo, calato dal cielo per volontà divina, che abbia operato sulla base di criteri assolutamente asettici. Perché sappiamo tutti qui che il commissario non era, secondo la vecchia normativa, un commissario prefettizio di nomina amministrativa, ma era un commissario governativo, nominato da Cappellacci e dalla maggioranza di Cappellacci, che sempre più tiepidamente continua a sostenerlo ancora oggi, sostanzialmente. E allora mi interrogo su quali siano le ragioni dell'apprezzamento espresso anche dal sindaco in occasione del precedente consiglio, sul lavoro e sull'attività di questo commissario che ha preceduto questo consesso democraticamente eletto. Ci limitiamo ad apprezzare soltanto la deliberazione con cui ha determinato l'incremento degli emolumenti, o ragioniamo anche su altre iniziative che sono state assunte da quel commissario, giusto per ragionare su questo tema? Perché a me risulta che con una specifica delibera il commissario abbia disposto, cedendoli, di terreni del comune di Iglesias, cedendoli alla Porto Vesme SRL per la realizzazione di un parco eolico.
con una scelta che faccio enorme fatica a considerare riconducibile nell'alveo dell'ordinaria amministrazione cui la sua figura tecnicamente era tenuta. Questo è il problema che pongo alla maggioranza. Dovrebbe illustrare i contenuti della mozione, terreni. Facciamo anche una riunione per il commissario, non avrò nessuna difficoltà. Abbiate pazienza. No, abbiate pazienza. Guardate, era soltanto un inciso, arrivo a chiudere immediatamente. Non vi preoccupate, non ho intenzione di trattenervi oltre. Era soltanto un inciso, perché comunque sia, siccome lo stimo, e questo è un aspetto che invece interroga il rapporto fra maggioranza ed opposizione, e su questo tema invece mi sembra importante ragionare, siccome lo stimo un tema essenziale e qualificante, mi interrogo se questa maggioranza abbia idea di proporre un progetto per l'autosufficienza energetica di questa città e lo voglia discutere con l'opposizione in questa sede che è democraticamente eletta, chiaramente, perché questo è uno dei temi sui quali varrà la pena di sperimentare quel lavoro sinergico che abbiamo invocato con riferimento agli altri deliberi. Su questo sì c'è la piena disponibilità di questa opposizione a ragionare in chiave di interesse collettivo, superando gli steccati e togliendoci le magliette, ci mancherebbe altro. Io mi avvio a concludere, Presidente, dicendo essenzialmente che mi ritengo soddisfatto per la delibera assunta dalla Giunta, con cui è stato fatto proprio il moto e l'istanza presentata dalla opposizione, e mi auguro che in futuro ci sia uguale apprezzabilissima sollecitudine nell'accogliere le istanze di buonsenso che arriveranno dai banchi dell'opposizione, perché molte saranno e perché se verranno accolte sono sicuro che la città ne trarrà un grande giovamento. Grazie.